Salve a tutti, sono Matteo Tomi, psicologo di Modelli di Cambiamento. Ora vedremo il caso di Sara, una ragazza di 22 anni che mi ha chiesto una consultazione per dei problemi di ansia. Vedremo una prima parte del primo colloquio e poi il progetto di intervento terapeutico basato su tecniche ipnotiche. Allora Sara, dai, raccontami un po', cosa c'è? Mi sento davvero giù, sono stanca di quest'ansia che mi perseguita. Non so davvero più cosa fare, cosa pensare. Tutte le sere sono talmente tanto presa da quest'ansia che mi viene da piangere, non capisco se ho qualcosa di sbagliato io, se ho fatto qualcosa di sbagliato. No, non so più anche a chi rivolgermi perché pure il mio ragazzo ormai mi dice che lo stress non ce la fa più e io gli chiedo sempre troppe attenzioni, gli faccio troppe domande, non so più cosa fare. Anche il mio ragazzo dice che non sono più allegra come una volta. E niente, stiamo bene insieme, ci siamo conosciuti 2 anni fa, stavo accompagnando una mia amica a tennis e ci siamo visti, così ci siamo parlati. Dopo ci siamo messi insieme, ho iniziato a giocare a tennis, così adesso giochiamo sempre insieme, no? E facciamo tutto insieme. E niente, mi sento, sì, non credo di essere così triste quando sono con lui. E quindi ho chiesto anche un consiglio alle mie amiche, ma loro mi hanno detto che mi vedono più preoccupata, più ansiosa. E non so bene spiegarmi perché. O forse, sì, forse perché ho chiesto il trasferimento al lavoro. Non mi trovavo bene, non so. E poi niente, non... sì, forse sono più preoccupata, più ansiosa, però non riesco a spiegarmi questa sensazione. Sto bene solo quando sto con il mio ragazzo, con qualche amica. Mi portano spesso fuori a ballare. Non è che mi piaccia tanto, però tra amiche ci si diverte, no? E niente, mi portano fuori, però il mio ragazzo mi dice che mi sfruttano perché gli servono passaggi con la macchina. E non so a chi credere. Come mai il trasferimento? Diciamo che mi sfruttavano, nel senso se c'era un lavoro in più da fare era sempre compito mio e poi c'era questa collega, no? Una mia amica e mi chiedeva sempre di farle dei favori e quindi mi dispiaceva dirle di no perché avevo paura di perdere la sua amicizia, però mi sono resa conto che ne stavo uscendo proprio stressata dalla situazione, quindi ho chiesto un trasferimento. L'unica persona di cui mi fido ormai è mia madre. Mia mamma è la mia migliore amica e quindi mi rivolgo sempre a lei e mi dà tanti consigli, mi è sempre vicina, anche se non mi fa, diciamo, tanto passare l'ansia. Però è sempre bello chiedere a lei, insomma, un consiglio. Mi fa venire in mente quando ero piccola che c'era sempre qualcuno a proteggermi, a risolvere i problemi per me. Io non dovevo più fare niente perché arrivava sempre qualcuno ad aiutarmi. Mi sento bloccata, forse sono bloccata da sempre e anche questo nuovo lavoro, so già come andrà, è inutile che mi prenda in giro. Prima mi sentivo usata e anche nel nuovo lavoro mi sentirò usata. Non sarò in grado di fare nulla e non riuscirò a farmi degli amici, penseranno male di me, mi sfrutteranno come sempre e non so, so già che andrà male, non so cosa posso fare per migliorare la situazione. Come si vede in questo colloquio, Sara si alterna tra la descrizione di sintomi, quale ansia, umore basso in prospettiva del nuovo lavoro, e la ricerca di aiuto, di vicinanza, di sostegno da parte del ragazzo, delle amiche e della madre. Ed è disposta di fare il lavoro dell'amica per paura di perdere l'amicizia. Che idea ha di sé questa persona? Sara in questo momento esprime un disagio legato a una domanda molto forte. A chi devo affidarmi per sapere chi sono e cosa voglio? Sara chiede aiuto, consiglio, vicinanza da parte degli altri. Ed è questo un modo che usa per sentirsi sicura, no? Per cercare sicurezza, per sapere cosa fare della sua vita.
ma c'è il cosiddetto effetto boomerang. Cosa vuol dire? Sara si sente in ansia e sente tristezza. Quindi cosa fa? Chiede aiuto. Chiedendo aiuto, Sara conferma a se stessa e agli altri di sentirsi fragile. In questo modo non fa altro che aumentare l'ansia e la tristezza. Perché come dice Sara stessa, chiedere aiuto alla mamma, agli amici e al fidanzato non funziona sempre. E ciò non fa altro che aumentare il senso di tristezza e di ansia. È interessante poter lavorare in terapia con queste persone, perché quando il vero sé esce fuori, i cambiamenti sono sorprendenti. Un modo utile per la persona di attuare questo cambiamento è la tecnica ipnotica cosiddetta di reparenting e di rinforzo dell'io, ovvero di un processo attraverso cui la persona, insieme al terapeuta, arriva ad essere genitore di se stesso. Come avviene questo? Allora, attraverso il rilassamento ipnotico, Sara vivrà alcune situazioni del passato e del futuro che le mettono ansia, ma in un modo diverso, ovvero ci sarà un riapprendimento. Perché? Perché quelle situazioni verranno vissute in modo diverso, attraverso l'uso di risorse proprie che aiutano Sara in difficoltà. Avverrà quindi un cambiamento anche a livello neurologico. Ci sarà un riapprendimento. Dopo un tot di sedute, la persona potrà affrontare le situazioni normali della vita e del futuro in un modo diverso, ma in un modo che non è il modo che ha detto il terapeuta, ma il modo che le risorse interne, le capacità interne di Sara le hanno detto. E questo è importante. Sara automaticamente non dovrà più chiedere agli altri un modo per essere se stessa, ma troverà dentro di sé, senza neanche saperlo, a livello proprio corporeo, i modi migliori per poter stare meglio con sé e con gli altri.